La NBA punisce finalmente Draymond Green. Questo è altro nel Che si dice di oggi. Buongiorno a tutti signori e bentornati, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone, puntata del Che si dice che si preannuncia essere decisamente lunga perché le news da commentare sono tantissime, è da un po' che non lo faccio e quindi ho un arretrato di un certo tipo. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di attivare la campanella, iscrivervi al canale e negozietto in descrizione, offerta fino a metà dicembre, ovvero domani 15. Per il resto direi che si può passare alle news. Il sipario è calato sull'in-season tournament, è stato un successo per quelli che sono stati gli ascolti, la curiosità, la partecipazione, soprattutto a livello social da parte dell'NBA. E arrivano i dati ufficiali, ragazzi, The In-Season Tournament Championship was one of the most watched regular season games in the past 6 years. Quindi, ragazzi, esclusa la giornata di Natale, in cui sappiamo che gli ascolti televisivi legati all'NBA si impennano a dismisura, l'In-Season Tournament ha avuto un grandissimo impatto mediatico e soprattutto da un punto di vista di share televisivo, e questo ovviamente non può che far piacere a quel pelato di Adam Silver, c'ho poco da scherzare anch'io a proposito di capelli, e l'in-season tournament è stato di fatto un successo. Sarà fuoco di paglia, sarà qualcosa che prenderà ulteriormente piede, solo il tempo potrà dirci questa cosa qua. Per il momento godiamoci il fatto che ci siano state partite molto interessanti, godiamoci il fatto che ci siano state partite a eliminazione diretta, che in NBA non ci sono mai state in sostanza, se non da un paio d'anni il play-in, da quest'anno l'in-season tournament, e lo vediamo che comunque il pubblico apprezza a quanto pare, visto che lo share è stato enorme per questo evento. News successiva, ragazzi, meritava un commento la prestazione incredibile del nostro amico sardo Ayo Dusumu. 0-0-0-0-0, 26 minuti, credo 0 su qualcosa dal campo. Insomma, grandissima prestazione di Ayo Dusumu. Solo, mi pare, Tony Snell e un'altra prestazione sono state simili nella storia dell'NBA. Ennesimo tassello a una stagione non certo indimenticabile dei Chicago Bulls. Oh, per carità, giocatore discreto è, non diventerà un fenomeno. Certo, insomma, è entrato nella storia dalla parte sbagliata, però è entrato nella storia. Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, signori. La vera storia d'amore dei tempi moderni non è Hillary e Totti, non è Beckham e Victoria, lasciate perdere quella roba. È Taj Gibson, Tom Thibodeau. Perché quando c'è un briciolo di quando c'è un posto a roster e la squadra è di Tom Thibodeau, bisogna prendere Taj Gibson, non c'è niente da fare. Nel 2023 Taj Gibson torna in campo, visto che a New York Mitchell Robinson dovrà stare fuori per un paio di mesi. E non sarei sorpreso nel vedere Taj Gibson, oltre che firmare per New York, anche giocare, perché poi alla fine è uno di quei giocatori per cui Tom Thibodeau, non lo so, stravede, ragazzi, stravede, e non c'è niente da fare. E a proposito di amori che fanno giri immensi e poi tornano, dichiarazioni di Kyle Culone Lauri: vuole ritirarsi come membro dei Toronto Raptors. E a questo punto facciamo 1+1, nel senso, Lauri è in scadenza, DeRozan è in scadenza, finisce questa stagione, fanno un last dance incredibile in quel di Toronto per rimanere fuori dai playoff, perché non penso che
Anche se poi alla fine, ripensandoci un po', cioè se ci piazzi Kyle Lowry e DeMar DeRozan e non perdi nessuno degli attuali giocatori, quindi mantieni Anunoby, mantieni Barnes, mantieni Siakam perché lo estendi, Poeltl, Gary Trent Jr., Dennis Schröder, insomma, può anche essere che con questi due super veterani magari l'anno prossimo i playoff li imbrocchi, anche perché se vengono al minimo, giusto per chiudere la carriera a Toronto, non mi aspetto che chiedano cifre se vogliono chiudere la carriera a Toronto. Sono amiconi, lo sappiamo, e potrebbe essere il degno finale di una coppia che, insomma, in un certo qual senso ha fatto la storia della squadra canadese, e c'è poco da dire, in particolar modo Lowry, ovviamente avendo anche vinto il titolo, ma non dimentichiamoci di DeRozan e delle stagioni strepitose che ha fatto in regular season in maglia Raptors. Sarebbe la chiusura del cerchio. La chiusura del cerchio potrebbe esserlo anche per De'Aaron Fox, che ha ufficialmente rifiutato l'estensione contrattuale propostagli dai Sacramento Kings, semplicemente perché dovesse rientrare in un quintetto all'NBA alla fine della stagione, cosa che per come sta giocando è anche abbastanza probabile, può chiedere il famoso Supermax. Stessa cosa che poteva fare Jamal Murray. Il problema di Jamal Murray è che con la nuova normativa che obbliga i giocatori ad aver giocato almeno 65 partite stagionali per entrare nei quintetti all'NBA, è un problema, perché Jamal Murray, con l'infortunio che ha avuto, ha già saltato un numero tale di partite per cui è al limite e non può più permettersi di saltare. Vediamo se con questo nuovo regolamento Jamal Murray entrerà in campo anche fosse per 2-3 minuti per poi uscire e non giocare, a patto di riuscire ad arrivare a queste famigerate 65 partite. E questo subito al primo anno potrebbe essere il bug di un sistema che è stato studiato per premiare ovviamente i giocatori che giocano più partite e per dare, insomma, un'impronta ulteriore sul fatto che sì, sarebbe bello che quelli più forti giocassero, non dico sempre, ma quantomeno l'75-80% delle partite stagionali. De'Aaron Fox lo sta facendo e non credo, salvo infortuni o clamorosi downgrade tecnici, dovrebbe, insomma, arrivare in uno dei quintetti all'NBA. Ovviamente, se dovesse continuare così, non ho grossi dubbi. Per quanto riguarda Jamal Murray, invece, la vedo un po' più dura, un po' per gli infortuni e un po' perché effettivamente se ha affrettato il rientro per riuscire a giocare 65 partite stagionali e avere chance di entrare in un quintetto all'NBA, è dopo il rischio che possa farsi male di nuovo aumenta senza dubbio. E parliamo di Jamorant, perché si avvicina sempre di più la data del rientro di Morant, fissata per il 19 di dicembre, partita contro i New Orleans Pelicans. Morant che abbiamo visto testimoniare in tribunale o far spiegare alle persone come si tiene una palla in mano. Non ho ben capito che cosa sia successo in tribunale, devo informarmi meglio, ma non è quello il focus di questa news. Il focus è che Jamorant è prossimo al rientro dopo 25 giornate di squalifica, recidivo per la famosa storia della pistola in una live. C'è bisogno dell'ok del commissioner Adam Silver, che credo arriverà senza grossissimi problemi. E cosa fare per i Memphis Grizzlies? Perché la partenza non è stata delle migliori, ma c'è tempo per recuperare. E rientro di Jamorant, il rientro di Marcus Smart, il rientro di Kennard, il rientro probabilissimo di Brandon Clark tra gennaio e febbraio, manca solo Steven Adams, ma questi, anche solo riuscissero ad aggrapparsi al treno play-in e a strappare un posto playoff, è occhio, perché insomma è chiaro che senza Morant, se con tutti gli infortuni che hanno avuto, senza Adams, a tratti senza Bane, è un tipo di squadra. Con il roster al completo diventa un roster che può dare molto molto fastidio, molto molto fastidio. Già Morant prossimo al rientro, e chi è rientrato questa notte è stato Bradley Beal, e questo è il karma, cioè questo è clamorosamente il karma. Perché insomma, i Big Three, nuovi Big Three dei Phoenix Suns,
riescono a giocare la loro partita, prima partita insieme stagionale, proprio contro i Brooklyn Nets, cioè l'ultima squadra che ha provato a mettere insieme tre big three di questo tipo e ha fatto schifo. Cioè alla fine, più che fatto schifo, ha avuto tutta una serie di sfighe, ma insomma di guerre intestine interne, per cui tutto è fallito ancora prima di cominciare, di fatto. E guarda caso, la prima partita di Phoenix Suns coincide con una sconfitta. Coincide con una sconfitta proprio contro dei Brooklyn Nets, che pur privi di grandissime superstar, ma insomma giocano un buon basket, molto veloce, con Mikal Bridges, che è ovviamente la punta di diamante ed era il gregario nei Phoenix Suns che furono, e un Cam Thomas che continua a bombardare. Ora vediamo, perché se continua così il premio di MIP, insomma, tra lui e Maxi è da vedere. Voi a chi lo dareste, per esempio, al Cam Thomas attuale o al Tyrese Maxi, che ormai è una certezza? Fatemelo sapere. Quindi, prima prestazione insieme dei Big Three, ottime cifre in realtà per tutti e tre, ottime cifre anche per Yusuf Nurkic, però hanno perso. Però hanno perso e vabbè, ci vuole tempo, ci vorrà tempo e soprattutto ci vorrà tempo in cui tocca giocare assieme, se no si fa la fine dei Brooklyn Nets, che hanno giocato assieme 16 partite, mi pare, vinte 13, per carità, però 16 partite in due anni e mezzo è non bene, non bene. Ottima news, nel frattempo ha fatto il suo esordio Bronny James per USC, University of Southern California, 4 punti per lui, una stoppata in chase down, ma soprattutto quello che salta all'occhio è l'attitudine difensiva. Come dice la grafica, ESPN NBA Draft Expert, quindi un esperto del draft, dice che Bronny James al momento sembra già il miglior difensore di USC. Ora, lascia il tempo che trova, è pur sempre la prima partita, la partita d'esordio in cui comunque hai motivazioni in più, ci vuole tempo e soprattutto, quantomeno in questa partita d'esordio, non ha dato queste grandi impressioni di poter essere una scelta altissima al prossimo draft. È chiaro che i riflettori saranno puntati perché è il figlio di LeBron e perché dovesse essere scelto da qualche squadra, è possibile che LeBron possa anche scegliere di andare a giocare altrove rispetto ai Lakers. Altra cosa su cui riflettere è che secondo me, per come stanno andando le cose, Bronny James farebbe meglio a rimanere più di un anno al college e non fare il classico one and done, un po' perché rispetto a tanti altri è sottodimensionato, non ti dà quelle vibes da essere un grandissimo giocatore come in molti altri casi è stato, magari anche a torto, Ben Simmons, Zion Williamson, RJ Barrett, insomma tanti sono stati i casi, però insomma vediamo, seguiamo con interesse questa stagione di Bronny James a USC, perché insomma LeBron sta dimostrando di essere ancora discretamente in forma e ovunque andrà potrebbe cambiare comunque un minimo gli equilibri, magari rimane a Los Angeles e tutto rimane così com'è. A proposito di Los Angeles, signori, dichiarazioni al veleno di PJ Tucker servirebbero 10.000 palloni probabilmente a questi Clippers per riuscire a giocare le partite. In ogni caso è fuori dalle rotazioni, non sta più giocando ed è in odor di buyout o eventualmente trade. Bisogna capire i Clippers che intenzioni abbiano. Sta di fatto che PJ Tucker, nonostante l'età avanzata, siamo a 38, potrebbe ancora essere un buon tassello per molte contender. Il giocatore che metti sulla star avversaria, che non ti richiede possessi offensivi, che non rompe le palle, che si dà da fare, che si mette lì all'angolino e alla bisogna qualche tripla te la può anche mettere. PJ Tucker, che io vedrei bene o per un ritorno a Milwaukee, che ha tremendamente bisogno di un'ala piccola, insomma, difensiva, perché Middleton ha perso tantissimo da un punto di vista difensivo e Jay Crowder è infortunato. Se no a Boston per allungare le rotazioni non farebbe schifo.
un ritorno a Miami nemmeno farebbe schifo. Insomma, una di queste squadre qui, ecco, una squadra che con un cagnaccio difensivo del genere può permettersi magari di risolvere alcune magagne difensive che al momento ha. Stiamo a vedere anche in questo caso, magari finisce all'altra sponda di Los Angeles, anche se attualmente con Cam Reddish e Jared Vanderbilt hanno maggior freschezza e una difesa in point of attack i Lakers, che insomma non è male. Andiamo oltre, perché i Knicks stanno seriamente pensando o comunque riflettendo su una trade per una superstar. Ora, il fatto che ci sia Karl-Anthony Towns nella grafica dovrebbe in qualche modo sviare la cosa, perché sappiamo che Towns è già stato allenato da Thibodeau e non sono andati proprio un granché d'accordo in quel di Minnesota. Dubito possa essere Towns, magari poi sarà Towns, come dubito che possa essere Embiid, visto che la situazione a Philadelphia è notevolmente migliorata rispetto ai mesi, all'off-season, ai mesi precedenti all'inizio della stagione. Per cui difficile che si muova un lungo come Embiid o come Giannis o comunque un lungo veramente dominante in questo momento storico in NBA. È più probabile che si muovano piccoli, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Donovan Mitchell, chi lo sa, ma lunghi al momento che si muovano e che siano in grado di cambiare un minimo gli equilibri, io al momento non ne vedo in NBA. Poi, può capitare di tutto, come al solito, però i Knicks, parere mio, secondo me, se la prenderanno in saccoccia per un'altra stagione senza portarsi o riuscire a portarsi dentro qualcuno di veramente forte che può cambiare gli equilibri. Altre news, i Lakers are shopping D'Angelo Russell. La data chiave è 15 dicembre. Perché il 15 dicembre? Perché è la data in cui i giocatori che hanno esteso o rinnovato o firmato i contratti in off-season da free agent o via estensione sono nuovamente cedibili. Quindi dal 15 dicembre D'Angelo Russell sarà di nuovo, nuovamente cedibile e quindi sul mercato. Ora, io ho visto le ultime partite dei Lakers e non mi è nemmeno dispiaciuto così tanto, a dir la verità, D'Angelo Russell. Ma il grosso problema è il fatto che Gabe Vincent sia marcio, quantomeno al momento, anche se in realtà nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la news per cui Gabe Vincent dovrebbe essere prossimo al rientro. È chiaro che il contratto veramente scambiabile tra tutti quelli che hanno i Lakers è proprio quello di D'Angelo Russell, non per la qualità del giocatore, che comunque rimane un giocatore che statistiche te le può anche mettere, ma per l'impatto salariale del giocatore, perché chiaramente col contratto che ha firmato qualsiasi squadra può anche decidere di inglobarlo e poi magari lasciarlo andare a fine anno o anche tenerselo, insomma. È un contratto comunque molto molto più gestibile rispetto a tanti altri contratti che, che stiamo vedendo negli ultimi anni NBA. Fa strano perché comunque, ripeto, i Lakers hanno trovato un equilibrio, ma sono sempre i Lakers, quindi perché non mantenere l'equilibrio? Disfiamo l'equilibrio. Mettiamola così. Piccola interruzione, mi hanno suonato al campanello alle 8:50 del mattino. Andiamo avanti. I Miami Heat stanno mettendo il focus su Siakam. Il grosso problema è che non si capisce Toronto che cosa voglia fare. Cioè, se Toronto ha in prospettiva, come dicevamo prima, di riportarsi Lauri e DeRozan l'anno prossimo, avrebbe senso tenere Pascal Siakam. Cioè, avrebbe senso tenere Pascal Siakam a meno che Siakam non rientri in un pacchetto in cui Lauri torna in quel di Toronto, magari assieme a Jovic, magari Jaime Hackes, visto che sta facendo molto bene. Quindi Lauri, Hackes e Jovic per Siakam, ci aggiungi una pick e a Toronto credo siano o possano considerarsi contenti, visto che Siakam è in scadenza e non si è ancora capito se rinnoverà o meno. Non lo so, mancherebbe playmaking, continuerebbe a mancare playmaking a Miami, perderebbero l'unico playmaker che hanno. Però a questo punto chiavi in mano a Tyler Herro, Butler giocherà da guardia, oppure Duncan Robinson, insomma vedremo.
mi stupisce il fatto che Miami stia pensando a Pascal Siakam, ma non mi stupisce poi così tanto, perché è un giocatore versatile, è un giocatore che ha già vinto, è un giocatore che non è in grado di fare la prima opzione offensiva, e a Miami non lo sarebbe, ma non è un giocatore da 25 di media in NBA, che è quello che Pat Riley diceva di voler cercare. Per cui capiremo anche questo, se è un rumor fondato oppure no. E altra situazione da monitorare è ovviamente quella di Lauri Markkanen, perché aiuta, mi pare chiaro, che insomma, dopo la stagione scorsa in cui avevano dato anche ottime speranze, fino a un certo punto direi che no, non ci siamo, si è indietreggiati parecchio. E Lauri Markkanen, che comunque non è di primissimo pelo, perché ha 27 anni mi pare, non è di primissimo pelo per poter fondare un nuovo core di giocatori e portarlo in alto, è uno di quelli che gli equilibri potrebbe cambiarli. Non è un lungo propriamente considerato, quindi direi ai Knicks anche no, ma questa opzione Oklahoma City Thunder è veramente molto suggestiva. Uno, perché gli Oklahoma City Thunder, lo sappiamo, hanno una barca di picks per il futuro. Due, perché hanno anche tanti giovani che magari a Oklahoma City non trovano spazio perché non ce n'è di spazio. Tre, hanno la grana Giddy. E Giddy, se lo mandate a Utah, fa di pari passo con Carmalone. No, sono cose diverse. Però questa andava detta. Cioè, se Giddy finisce a Utah, c'è qualcosa che non va con quella franchigia, possiamo dirlo. Vabbè, dai, a parte l'ironia, insomma, Lauri Markkanen, Oklahoma City, secondo me, potrebbe essere un reale colpaccio, perché ok, sì, ha bisogno di allargare il campo, ha bisogno di un ulteriore attaccante oltre a Shai Gilgeous-Alexander, considerando che Chet Holmgren non è propriamente un attaccante puro, è un giocatore straordinario che sa mettere punti, però insomma, se ci aggiungi Markkanen giocando, insomma, e con Markkanen, Chet, Jalen Williams, Jalen Williams, Shai, Dort, e chi più ne ha più ne metta, questa diventa una squadra per il presente e per il futuro veramente clamorosa. Però insomma, sarebbe un bel colpo, e auspico che possa accadere, perché insomma mi piacerebbe molto vedere Oklahoma City, questi Oklahoma City senza Giddy, ma con in aggiunta il buon Lauri Markkanen. E poi arriviamo alla news delle news. Draymond Green è stato sospeso a tempo indefinito dalla NBA in seguito al pugno, di fatto, che ha rifilato senza alcun motivo al buon Yusuf Nurkic. Ora, mi avete fatto i paragoni con gli anni 90, gli anni 80 e Rodman e di qua e di là. Allora, c'è una grossa differenza, ovvero che le dinamiche non sono esattamente uguali. Cioè, qua non stava veramente succedendo niente, se non che Nurkic stava difendendo in maniera abbastanza pulita contro Draymond Green e la presa di posizione. Questo si è girato e gli ha tirato un pugno. Cioè, almeno negli anni 90-80 mascheravano. Cioè, all'interno di un'azione arrivava la randellata, andavano per stoppare, abbassavano il braccio e tiravano una mazzolata. Qua proprio è stata una reazione senza alcun tipo di senso ad una situazione di gioco che era totalmente tranquilla. Ed è questo, secondo me, che preoccupa la NBA, perché Draymond Green queste stronzate, possiamo usare il termine giusto, porcate, le ha sempre fatte, ma finché le cose andavano bene in quel di Golden State erano molto limitate. Ogni volta che Golden State è stata in difficoltà, per un motivo o per un altro, Draymond Green è sempre diventato questo tipo di giocatore. Lo è sempre stato. Il problema è che adesso la situazione è che Golden State e la dinastia è in calo, sta finendo. C'è grande frustrazione all'interno dello spogliatoio per varie situazioni, non ultimo
il rinnovo del contratto di Klay Thompson, collegato alle prestazioni poi di Klay Thompson. Stephen Curry è l'unico che continua a dar continuità a quella che poteva essere la dinastia e continua a giocare ad altissimo livello, ma questo nervosismo che c'è già dall'anno scorso, perché insomma ricordiamoci le immagini del pugno a Poole dal nulla, così pugno in faccia, ricordiamoci le immagini dello strangolamento di Gobert, insomma sono avvenute un paio di settimane fa quelle robe lì, cioè meglio con Gobert un paio di settimane fa, e se a distanza di un paio di settimane da una sospensione di 5 partite fai una cosa del genere, vuol dire che mentalmente sei abbastanza instabile. Ora, io non vorrei fare il paragone con Ron Artest e la famosa gomitata senza alcun senso vicina alla tempia di James Harden di qualche ormai decennio, di un decennio, più di un decennio fa, ma siamo a quei livelli lì, siamo a quei livelli lì anche di pericolosità, perché non sai mai a questo punto in campo che cosa possa fare. E vi invito ad andare a rivedere l'azione, perché guardate ragazzi i giovani di Golden State, Podziemski, Kuminga, guardate come si avvicinano a lui intimoriti, come se A fosse un intoccabile, B avessero una fottutissima paura di quello che potrebbe fare, e uno così è discretamente ingestibile. E sorprende il fatto che l'anno, quest'estate insomma, abbia firmato un contratto da 100 milioni per i prossimi 4 anni, mi pare, e a questo punto questa potrebbe anche essere la pietra tombale definitiva sulla dinastia di Golden State, con Steve Kerr che ha perso completamente il controllo del roster, con forse anche una leadership, quella di Stephen Curry, che non è mai stata realmente abituata ad affrontare periodi di alta tensione come quelli che stanno affrontando adesso. E questo è un punto interrogativo che pongo alla vostra attenzione, cioè se il leader del tuo spogliatoio è il miglior leader possibile immaginabile quando le cose vanno bene, però in questo momento non sta proprio dimostrando di essere il miglior leader possibile immaginabile quando le cose stanno andando a scatafascio, perché alla fine quello è. Stesso discorso per Steve Kerr. Steve Kerr è sempre stato abituato, da quando allena, ad allenare una squadra che funziona, a meno di gravi infortuni. Nel periodo in cui, nei 2 anni in cui sono stati infortunati tutti, ovviamente non c'erano aspettative che Golden State potesse competere per il titolo, e allora lì andava tutto bene. Ma adesso c'è grande frustrazione, la sensazione è che Steve Kerr, che si presenta con le cuffie a Phoenix, e Stephen Curry siano un po' presi alla sprovvista, ecco, incapaci di avere una reazione positiva dagli altri giocatori, in particolar modo da Draymond Green, che è sempre stata la scheggia impazzita di questo roster. E qua ci metto anche la partenza di Bob Myers. Bob Myers che ha lasciato Golden State l'estate in estate, ed è successo di tutto, ed è successo realmente di tutto da quando ha lasciato la squadra. E ragazzi, penso che, però mi smentiranno, la dinastia di Golden State sia arrivata alla fine, e il tutto dopo il famoso video in cui, dopo le prime 7 partite, 6 vinte e 1 persa, in cui giocavano benissimo e Chris Paul si era ambientato alla grande, erano senza Draymond Green, dissi che se avessero continuato a giocare così sarebbero stati una grande contender per il titolo. Ora come ora vedo tanti problemi, e non sarei stupito se Dan Levy, il nuovo GM, a febbraio prendesse delle decisioni totalmente inaspettate. Fin tanto che, insomma, un minimo di valore di mercato questi giocatori ancora ce l'hanno, perché Green si sta facendo terra bruciata, però credo che comunque per quel che ha dato e fatto abbia ancora mercato. Su Klay Thompson credo un po' meno, anche se staremo a vedere. Su Klay Thompson invece mi dispiace veramente tanto, perché è uno dei giocatori che più personalmente ho amato
negli ultimi 10 anni, mettiamola così, insomma, un giocatore in grado di entrare in ritmo e non fermarsi mai e non sbagliare mai. Peccato peccato per questo finale complessivo di questa dinastia. Cioè, è chiaro che tutti vorrebbero un finale alla San Antonio Spurs, no? In cui vinci l'ultimo titolo, ti fai un paio di stagioni in cui comunque competi, non succede niente all'interno dello spogliatoio, e fin tanto che c'è Duncan, vero leader Duncan Ginobili in realtà, e dopo nel momento in cui si ritirano questi qua esplode la grana Leonard. Ecco, per farvi capire, qua è esplosa molto prima che questa dinastia fosse realmente finita, perché insomma non parliamo di 38enni, parliamo di 33 anni Draymond Green, 33 Klay Thompson, 34-35 Curry, e quello che sta meglio è Curry, però a 33 anni sei potenzialmente un giocatore ancora molto in grado di incidere in NBA. Evidentemente questi due sono entrati in un tunnel emotivo e mentale per cui è impossibile al momento per loro ritirarsi su, ed è, insomma, mi dispiace non tanto per Green quanto più per Klay Thompson. Ragazzi, finiscono qui le news, durato più di 20 minuti, ben più di 20 minuti, lo faccio uscire la mattina così insomma per tutti c'è modo di vederlo a qualsiasi ora della giornata senza per forza farlo uscire la sera ed avere poco tempo per farlo. Prima di chiudere vi ricordo ovviamente la maratona di Natale il 25 di dicembre in diretta sia su YouTube che su Twitch. Per il resto ci vediamo al prossimo Che Si Dice, anche perché Natale si avvicina, poi insomma il mercato NBA riapre al 100% e poi deadline e tutto quanto, cercherò di seguire tutto live quest'anno. Signori, buona giornata a tutti, il Franz.